Benvenuto nella valle dei dannati, i sofferenti dell'Auditel, quelli che alle 10 del mattino gli viene la psoriasi. È successo questo a Riccardo Bocca. Prima stava sopra l'albero e tirava i dardi delle sue critiche e adesso è come di noi. Buongiorno. Buongiorno Riccardo, buongiorno. Pronto. Buongiorno, sì, Riccardo, ecco, buongiorno. Ho l'acne come a 16 anni, questo. Beh, è l'effetto dello dell'effetto dell'audit, è una cosa, sì, veramente. Hai capito veramente cosa si prova adesso? 2.50, ma tu sai che c'era, no? La suora, Rai 2. Adesso fammi fare la mia parte. Sono molto soddisfatto, un bel risultato che... E con la suora dall'altra parte, no, e invece sono incazzato nero perché mi sentite? Sì, sì, sì. Perché ieri sera, come ho visto un po' gli ascolti un po' dappertutto, insomma, la suora ha fatto bestemmiare parecchi, purtroppo. È micidiale. Poi pubblico Rai, ti piglia gli anziani Rai 3, te li frega tutti, pure quelli democratici. Ma cioè, come è giusto che gli anziani corrano a vedere la suora che canta anziché un programma intellettuale, intelligente, problematico? Ma che dici? Ti sta rovinando. Ma figuriamoci, va benissimo, è giustissimo così. Lo dico sicuramente facendo un triplo conflitto di interessi, lo dico da critico in questo momento, perché il programma, io trovo che The Voice, ogni tanto datemi un cenno perché sono una galleria, vai. Da solo. Il programma The Voice. Il The Voice fino a questo momento i programmi avevano venduto l'anima al diavolo, adesso l'hanno venduta a Dio, che è molto peggio. Ma sei in forma strepitosa oggi, ma che è molto peggio. Certamente, e quindi abbiamo visto la prepotenza, peraltro, che io trovo meravigliosa, di Suor Cristina, che ha obbligato a recitare il Padre Nostro, esattamente quello che non dovrebbe mai fare una suora, né tantomeno io sono un papa boy notoriamente. Esattamente il contrario, no? L'imposizione del canone della, certo, a DJ Axe, poi a DJ Axe vestito, lui pensava di essersi vestito da personaggio inglese con la bombetta e invece ricordava il personaggio Walter Chiari, vieni avanti cretino, no? Sembrava ma sei in grande forma, in grandissima forma. Io vorrei che tu adesso, conduttore di un programma orribile come sanno tutti, spendessi due parole per quel gran pezzo dell'Italia. Che però è in concorrenza con me, quindi non posso parlarne bene. Ma come no? Ma figurati, siamo uomini di mondo. No, non posso parlarne bene perché purtroppo non me lo godo. Cioè, ora dovrò registrare perché entro ed esco allo studio più o meno in quegli orari, quindi non sono riuscito a vederlo per intero. Però mi sembra invece, fra l'altro, ho visto che ha fatto un 8, giusto? La settimana scorsa un 7 pieno, un 7. Però non risicato, 6,90 che poi uno dice no, 7, abbiamo un 7 fatto un 7 che però, devo dire che era una puntata come dire particolarmente gradevole e con Berlusconi nella sua fase chansonnier, nella sua fase divertente, nella sua fase barzellettaia, e quindi però sta un ascolto più alto, no? Per cui credo che l'ascolto giusto del nostro programma, lo dico seriamente, sia intorno al 5. Credo sia attorno al 3, il 4, sia una cosa del genere. Che anche, come dire, forse anche un 5, ma non. Quello che mi stupisce è il fatto che qualcuno lo guardi. Perché nella grammatica e invece volevo dirti proprio questo, perché ho visto ovviamente dei pezzi, entra, esci, magari, però la cosa è che quest'anno Rai 3 ha fatto dei programmi che io vedo molto volentieri, il tuo, quello di Zorro, innovazione, sperimentazione, il coraggio di fare anche cose che non sono grattascolto, insomma, veramente sì, però ne parlo che a c'è, un'altra puntata come un uomo di televisione. E quindi come persona anche che immagino, l'ho scritto varie volte e spero tu abbia questo, come dire, colto nell'aspetto positivo, cioè all'interno della gabbia di Matrix, che è una cosa che hai trovato e nella quale ti stai muovendo, io credo che la difficoltà di costruire nuovi programmi, difficoltà che io personalmente, come dire, sono molto contento di come sta andando quel gran pezzo dell'Italia, lo dico proprio sinceramente, è proprio nel fatto della disabitudine ad uscire dai format.
e diventare e entrare nel ragionamento. C'è una televisione che ti diverte se la segui, se la pensi mentre la guardi. E questo è un salto che viene chiesto importante. Quindi non si può pretendere degli ascolti straordinari, nessuno li pretendeva, infatti non li abbiamo. Abbiamo degli ascolti che sono il giusto per quello che stiamo facendo, credo. E cioè, la prossima puntata su che cosa sarà? La prossima puntata è sugli italiani. E sugli italiani, italiani e post-italiani. Cioè, è un viaggio, devo dire, veramente suicida per gli italiani, che lo guarderanno e si renderanno conto del fatto che non siamo mai riusciti a essere qualche cosa di esatto in quel preciso momento. Cioè, noi siamo stati post-fascisti, post-socialisti, post-democristiani, post-comunisti, postini anche, forse, è stato tutto. L'Italia del quasi. È l'Italia dell'approssimazione, no? Dell'emulazione di qualche cosa che c'è stato, ma di cui non si ricorda più neanche esattamente, perché questo è il grande problema. Bello, quindi già mi intriga. Del costume. Allora facciamo lavorare MySky, registriamo e poi ne parliamo la settimana prossima con Riccardo. Molto volentieri, ma comunque viva, ribadisco, viva Suor Cristina, che è riuscita a essere un format vivente. Questo dimostra come questo alla fine è un paese molto, ancora molto tenero, molto, molto semplice, in cui basta mettere un velo in testa e tutto cambia, no? Abbiamo ancora degli ampi margini di maturità e questo secondo me è positivo. C'è ancora molto da camminare e tutti noi assieme abbiamo tifato per Suor Cristina, ha vinto e adesso probabilmente vincerà Sanremo, dai. Bene, grazie, ciao Riccardo. Però la cosa che più mi fa piacere è che ora finalmente sai che cos'è quell'angoscia delle 10-5. Quella 10-5, io ho un orologio, non dico la marca, da cui ho fatto togliere le ore 10. Per cui si passa direttamente dalle 9 alle 11. ciao, buona giornata. Grazie a tutti. Un italiano vero. Teleselezione.